Aurora, parla da questa parte. Visita a sorpresa all'ospedale di Partinico e devo dire che la situazione è davvero drammatica. Mi ha ricevuto il direttore sanitario, che ringrazio perché è stato molto cortese, mi ha spiegato un po' a 360 gradi quali sono i problemi, e di problemi ce ne sono veramente tanti. Io ho qualche numero che ritengo essere incredibile. In questo momento all'unità di pronto soccorso sono impiegati circa 7 medici a fronte di 16 unità, cioè è come se ci fossero la metà quasi, diciamo, dei medici a disposizione per il pronto soccorso. Ricordiamolo, il pronto soccorso di Partinico dovrebbe avere 16 medici, ne ha soltanto 7. Posso continuare perché qui la fila è davvero lunga. Prima del Covid il reparto di ortopedia aveva 12 posti letto, oggi soltanto 5. Continuiamo, la pediatria colpita gravemente, prima del Covid 7 posti letto, oggi soltanto 2. L'ortopedia dell'ospedale oggi ha soltanto 5 posti letto, prima del Covid ben 12. Ecco, questa è una situazione che lo stesso direttore sanitario mi ha rappresentato drammatica, perché evidentemente non ci sono i medici. Se non ci sono i medici in un ospedale, l'ospedale non funziona, oltre al fatto che è un ospedale che, ricordiamolo, ancora oggi per la maggior parte, diciamo, riceve pazienti Covid, che per carità è stato un vanto, siete stati un fiore all'occhiello della provincia, avete ovviamente preso un carico importante che vi riconosciamo, perché Partinico ha avuto sotto questo punto di vista un grande vanto, però adesso bisogna che vi si volti pagina, bisogna restituire a questo ospedale, ai cittadini. Mi chiedo, la politica dov'è? In questo periodo di campagna elettorale sono stati molti deputati uscenti che sono venuti, eccetera, però di fatto quei deputati che contestavano il vecchio governo oggi sono assessori, sono al governo. Cosa state facendo per Partinico? Partinico ha bisogno di avere l'ospedale in piena funzionalità. Quindi mi appello all'assessore Volo. Io ho fatto questo, diciamo, blitz, chiamiamolo così, all'improvviso, senza avvisare nessuno, e devo dire che la situazione è davvero drammatica, perché al pronto soccorso, se ci sono soltanto ovviamente la metà dei medici disponibili, c'è una fila interminabile. Sono entrato, la gente mi ha fermato dicendo: siamo qui da stamattina, non abbiamo avuto e non abbiamo risposte. Ora è chiaro. Barella? Sono barelle, non ci sono, a quanto ho capito, ho fatto domande, richieste, mancano le barelle, cioè per sbarellare le persone, cioè la base di un ospedale, cioè le cose più normali. Ricordiamo che questo ospedale, ma voi lo sapete, serve oltre 200.000 persone, un bacino di oltre 200.000 persone a cui è negato il diritto alla salute. Quindi bisogna andare a Palermo, perché, diciamolo senza giri di parole, molto spesso mancano i medici, e allora ci sa che c'è, preferiamo andare lì, non ci fidiamo. Non è possibile che ci sono dei posti in cui la gente non si fidi della sanità, anche perché quei 7 che ci sono, i medici che ci sono, fanno un lavoro straordinario, fanno ore di straordinario impossibile, quindi dobbiamo solo ringraziarli. Però un'altra proposta la voglio dire qua a Teleiato: se ci sono problemi di mancanza di medici, è perché c'è un altro problema che il direttore sanitario mi ha detto in modo chiaro. C'è il medico che viene all'ospedale di Partinico, viene pagato all'ospedale di Palermo, allora cosa fa? Giustamente, a volte anche per la distanza, i chilometri, andare e venire, predilige l'ospedale di Palermo. Allora cosa bisogna fare? Vi ricordate i tempi in cui si mandavano i magistrati in zone critiche, in zone a disagio? Cosa si faceva? Lì si pagava un po' di più. Pagandoli un po' di più, gli si permetteva di poter andare in quelle zone lì. Allora la proposta che faccio è: aumentiamo il budget ai medici assunti adesso all'ospedale di Partinico. Un altro dato, perché è importante, i medici che vengono assunti come 38 ore settimanali da contratto nazionale percepiscono 3.200 euro lordi, 2.600 euro netti. Ora io dico: vogliamo dare la possibilità a questi ospedali di funzionare? Aumentiamo lo stipendio a quei medici che vengono in questi territori che sono considerati territori non centrali, dove purtroppo, faccio anche l'esempio di Corleone, mancano i medici, e quindi la sanità se ne va a quel paese. Un diritto sacrosanto, ricordiamolo, la salute è garantita costituzionalmente. Però mi pare di capire che si è fatto molto provolazzo sul tema, però qua ad oggi la situazione non è cambiata. Ma c'è, diciamo, a livello regionale si vuole prendere dei provvedimenti, oppure parliamo di acqua? Io ho fatto un'interrogazione all'assessore Volo, nonostante lei mi abbia rassicurato sul fatto che questo ospedale tornerà a essere un ospedale no Covid, da quello che è la sua strategia. Ma se non ci mettiamo i medici? Però il problema è che se non ci mettiamo i medici non è soltanto già è un passaggio il fatto che torni a essere completamente operativo con i numeri che aveva del pre-Covid, quantomeno una garantia, ma poi non ci sono i medici, non funziona. E quindi io mi auguro, l'ho fatto l'interrogazione, l'ho fatto al commissario, insomma, noi abbiamo anche come gruppo, e lo ringrazio, presidente qua il consigliere comunale Morello, che è qua dietro, vieni consigliere comunale, che comunque rappresenta il territorio, insomma, è stato eletto nelle liste Sud Chiama Nord, quindi insomma fa parte della nostra questione, ma qua non è una questione politica, vi prego, non ne facciamo una questione squisitamente politica, perché è un problema che dovrebbe interessare tutto l'arco costituzionale, tutti i parlamentari regionali, nazionali, europei, perché ricordiamolo, questo è un territorio, Partinico, che serve un'utenza di oltre 200
100.000 persone che preferiscono andare a Palermo se gli viene un attacco, qualsiasi cosa, eccetera, è un dramma vero, un dramma sociale che non possiamo più, ecco, andare. Quindi io, se il caso, Pino, lo anticipo, se ci rimanesse i catini e metterese qua, me li metterò le catene fin quando questo assessore non rispetti i patti con i cittadini. Consigliere, lei, essendo di Partenico, sa un po' che, come non funziona l'ospedale. Purtroppo sì. L'onorevole Lavardera praticamente ha sintetizzato, ha già detto tutto. Purtroppo la situazione è questa, la carenza di medici. Anche perché, diciamo, pre-Covid erano state fatte tante promesse per aumentare soprattutto il numero dei medici. Partenico, diciamo, da questo punto di vista è ancora latitante. Quindi, diciamo, il sindaco può fare qualcosa, potrebbe, essendo del centro-destra, diciamo, tutto onorevole regionale. Sicuramente, considerato anche i legami che ci sono a livello regionale, è un'occasione proprio, è la migliore occasione proprio per dimostrare. Come noi siamo pratici, Edi Tamaio, sei venuto un sacco di volte qui a Partenico, hai fatto giustamente posizioni importanti, per carità, rispettabilissime, come lui, come altri deputati che oggi sono alla maggioranza. Addirittura oggi Tamaio è assessore regionale, quindi ha un rapporto diretto. Arico, avete tutti quanti un ruolo diretto con Schifani, avete preso degli impegni, per carità, sacrosanti, nessuno mette in discussione che sono venuti qua perché hanno fatto una battaglia legittima, ma adesso, oggi, rappresentate il governo, potete avere una maggiore risposta affinché questi problemi vengano risolti una volta per tutte. Quindi mi appello a voi, al vostro buonsenso, al fatto che oggi siete assessori regionali, al nuovo sindaco di Partenico, consapevole del fatto che, essendo sindaco, come dire, batte i pugni per la propria cittadinanza e dica: io non ci sto. Quindi è una battaglia che mi auguro che facciamo tutti insieme. Qua non c'è, ripeto, né destra né sinistra, né De Luca né Schifani né Aricò né Tamaio, c'è la salute della gente che, permettetemi, viene prima di ogni cosa. E possiamo sfruttare sicuramente questo filo diretto che c'è con il nuovo sindaco, fra il nuovo sindaco di Partenico, naturalmente, e la regione Sicilia. E Forza Italia, tutti, diciamo, dico, perché non sfruttarlo? Diciamo, non è un appello, non è nessuna critica, non è null'altro, un appello. Io soltanto ho